Mentre... Gino, buonasera, qual è l'anno dell'unità della patria? 1861. Caro Stefano, che anno è stata fatta l'unità della patria? 1861. Assessore, in che anno si è raggiunta l'unità della patria? 1861. Siamo con l'addetto stampa del nostro partito e chiediamo a lei qual è la data dell'unità d'Italia. 17 marzo 1861. Professore, buonasera, dove si sono incontrati Garibaldi e Vittorio Emanuele? A Teano, sicuramente. Grazie. Garibaldi e Vittorio Emanuele II si incontrarono a Teano. Christian, qual è stato il primo re dell'unità d'Italia? Vittorio Emanuele II. Carletta, buonasera, chi è stato buonasera. Il primo re dell'Italia Unita? Allora, Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II. Ciao Roberta. Ciao Giovanni. Sai dirmi chi è stato a comporre l'inno d'Italia? Sì, Goffredo Mameli. Giovanni, dimmi qual è stata la prima capitale d'Italia? Torino. Allora Giovanni, qual è stata la prima capitale d'Italia? Aspetta un attimo. Torino. Carmelina, buonasera, una domanda sulla metà di Italia. Garibaldi, peso dalla metà di Italia. Buona si ricordo. Grazie. Isabella, cosa ne pensi di questo lei che ci sono stato intorno al giorno di festa del 17 marzo? Sono assolutamente favorevole. Pare che la Lega addirittura proponga una, di chiudere le scuole italiane per una settimana, per la settimana bianca, e sull'unità d'Italia, cioè festeggiare finalmente questo giorno così solenne, visto che noi ci apprestiamo a vedere un film, noi credevamo, ragazzi dell'Occidente che si sono immolati per l'unità della patria, sono veramente ridicoli. Io credo che abbiamo toccato il fondo, ci auguriamo solo di risalire. Grazie. Nico. Buonasera, Anna Maria, qual è l'evento di 350 anni che lui ti ha formato? Ti ha lasciato un segno. Ma sicuramente la nascita di Garibaldi. Yes, generoso un po'. Ha segnato un po' la storia dell'Italia, oltre Qual evento secondo te vorrebbe rimanere meglio per 350 anni dell'unità d'Italia? Allora, io di prima acchito penso ai 12 professori universitari che non giurarono fedeltà al fascismo e che successivamente vengono emarginati. Per me rappresentano in pieno quello, i valori della libertà su cui poi si fonderà l'Italia repubblicana. Loro ebbero il coraggio di dire no. Quella è una, secondo me, una grandissima cosa. Beh, il più rappresentativo dell'unità d'Italia per me, certamente non ho dubbi, è l'Assemblea Costituente che ha portato l'approvazione della nostra bellissima Costituzione. Esempio straordinario di costituzionalismo moderno e che è stato tra l'altro esempio per le altre democrazie in quanto grande momento di bilanciamento per tutti gli Stati. Questo sono certissimo, è la nostra grande forza. Dottore, buonasera. Mi parlereste di un episodio legato al nostro risorgimento che vi ha particolarmente commosso, che vi ha particolarmente colpito? Certamente, io passavo di qua esattamente per questo. L'episodio si riferisce al fatto che al centro del comune di Cefalù, che è un comune che sta in Sicilia, c'è un cippo e una lampada a memoria di un giovane rivoluzionario antiborbonico che fu preso e fucilato in quella piazza 2 mesi prima dell'arrivo di Giuseppe Garibaldi con i tutti. Ma poi questo giovane sia morto poco prima che tutti i suoi ideali potessero affermarsi e quindi avrebbe potuto realizzare un sogno, ha lasciato sempre molto commosso. Allora, siamo qui con il segretario dei Giovani Democratici. Allora, una domanda per te. Nel corso di questi 150 anni, quale giovane ha saputo rappresentare di più il sentimento di libertà e unità d'Italia? Vabbè, ce ne sono tanti, però uno proprio importante, Antonio Gramsci. In virtù della tua professione di regista, qual è il personaggio del risorgimento italiano che più ti colpisce, sul quale faresti un film? Ma del risorgimento italiano, più che su un personaggio del risorgimento, e credo che lo farò, anzi ho un'idea di farlo, è su uno scrittore e un poeta e anche politico che si chiama Francesco De Sanctis. È stato il primo
che ha capito, secondo me, come dire, la politica del sud. È stato il primo scrittore che ha parlato di Italia Unita, no? Ed è una figura, tra l'altro, molto vicina a noi, che è nato in Sicilia, quindi è stato uno scrittore che ha precorso i tempi rispetto ai 150 anni. Ernesto, qual è stato per te il personaggio più rappresentativo di questi 150 anni dell'Unità d'Italia? Allora, per me il personaggio più rappresentativo di 150 anni della storia d'Italia è stato Alcide De Gasperi. Proprio per la sua funzione, il suo ruolo politico svolto proprio in quella che è appunto la fondazione dell'Unione Europea. Stando all'Accademia Europea di Sennhausen in Germania, in un convegno, vedere tra i padri fondatori dell'Unione Europea un italiano e quindi Alcide De Gasperi, per me è stata una grande emozione. Buonasera ragazzi, qual è il personaggio, il letterato che vi ha più suscitato simpatia del Risorgimento? Per te? Personaggi simpatici. Imiti la Buscio, veramente. Risorgimento, con i suoi balletti. Ha fatto tanto. In maniera divertente. Signor Nicotero, buonasera. Qual è il personaggio dell'Unità d'Italia, secondo me, che maggiormente l'affascina? Personaggio di cui veramente godo una stima enorme ed è il mio ideale proprio del Risorgimento, ma perché l'eroe proprio italiano è Carlo Pisanelli, che pur sapendo di morire ha sacrificato la sua vita, ecco, si è spossessato dei suoi beni, ha lasciato i sentimenti, la famiglia per un ideale. Questo veramente ci sente un esempio. Grazie. E lei vuole va bene, grazie. Tommaso, buonasera. Qual è il personaggio del Risorgimento italiano che più ti affascina? Io più che scegliere un personaggio sceglierei un insieme dei personaggi, i miei, che hanno dato la loro vita per l'unità d'Italia. Loro sì che sono degli eroi, lo saranno per tanto. In occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia dedico questa poesia alla mia nazione. È intitolato Lo Stivale. Io non sono della solita vacchetta e né uno stivale da contadino. Se paio tagliato con l'accetta, chi mi lavorò non era un giabattino. Mi fece il doppio sole alla scudiera che servì dal bosco e da riviera. Dalla coscia giù fino al tallone sono sempre venuto senza macchine. Sono buono a caccia per i miei negli sproni e molti ciuchi ve lo possono dire. Tallonato di solito in montura, con l'ollo in cima in mezzo alla costruzione. Ale, ale, ale! Nessuna parola può, neppure la più autorevole, può degnamente celebrare l'epopea del Risorgimento italiano se non le parole stesse di chi ha combattuto per l'unità della patria. E fra tutte restano le più belle quelle che ha scritto Goffredo Mameli per il Canto degli Italiani, quelle che ha scritto un giovanissimo martire della causa italiana. La terza e la quarta strofa dell'inno di Mameli infatti celebrano da una parte il desiderio dell'unità e l'amore che sottende a quel desiderio e dall'altra, cioè nella quarta strofa specificamente, gli fa un decalogo Mameli, una specie di sintesi storica di tutti gli episodi eroici che preludono e conducono all'unità della patria. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio chi vincerci può. E non come domanda, ma come affermazione, cioè a dire che l'unità e l'amore rendono una nazione imbattibile. Dall'Alpi a Sicilia, ovunque è legnano, ogni uomo di ferruccio ha il cuore la mano. I bimbi d'Italia si chiamano balilla, il suono d'ogni squilla, i vespri sono. Viva l'Italia e auguri per i suoi 150 anni, con la speranza che risolga nel cuore dei giovani l'ardimento risorgimentale.